formazione ed istruzione. Perché solo la conoscenza rende liberi. Servizi alla persona, perché vi è più gioia nel donare che nel ricevere. Ricerca e sviluppo, perché nella ricerca alberga lo sviluppo, il solo in grado di rendere abili di scegliere. Progettazione ed erogazione di servizi di promozione, marketing e comunicazione. Perché nel comunicare, spesso, si nasconde la soluzione. Associazione Progetto Giovani. Innovativi per tradizione. Quando viaggi, la cosa migliore è perdersi. Ma è quando ci si smarrisce che i progetti lasciano il posto alle sorprese. Ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia. Tu goditi il viaggio, al resto pensiamo noi. Assicura Broker di Marco Cottone, le migliori assicurazioni al miglior prezzo. Dal 2007 Medi Networks offre alle aziende e ai privati sistemi di connessione evoluti, basati su tecnologie che permettono di far arrivare internet veloce ad Alcamo e in tutta la Sicilia. Offriamo soluzioni su misura e ti assistiamo passo dopo passo per migliorare l'operatività della tua azienda e connettere la tua casa senza DSL alla rete internet veloce. La nostra rete è senza cavi e portiamo la banda larga ovunque. Grazie ad una tecnologia che permette di raggiungere anche zone non coperte da servizi di connettività tradizionali. Potrai telefonare e navigare senza linea fissa o abbonamenti telefonici ad altri operatori e con tempi di attivazione immediati. A noi bastano 2 ore. Medi Networks, tecnologia evoluta che cresce insieme a te. Medi Networks, il tuo internet service provider di fiducia. Internet a banda larga a partire da 10 euro al mese. Connessioni in fibra 100 MB in promo a soli 23,80 euro al mese. Medi Networks, il migliore servizio al miglior prezzo. Chiama ora allo 0924 51 45 61. Cartolibreria Scholasticus, Alcamo, Viale Europa 280, 0924 51 4156. Promozione zaini Invicta e 7, tutto al 50%. Non lasciarteli sfuggire. Scholasticus Alcamo. Per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Per risparmiare soldi ed energia. Per portare la luce del sole nelle nostre case. Perché cambiare si può. Perché non è ancora troppo tardi. Lemon Sistemi. Tutti i colori dell'energia.
Allora, questa era quella, sì, però la solita, no? Possiamo iniziare? Quella... Ma, sì, questa qua, no? Ma la mia la cambi, basta su Renato. Renato, Renato, non ne posso più. Un'altra scusami, sigla. Se ti chiamo tu, cambiano. Ma un'altra cosa. Scusa, Renato, Rocca, qualcosa con Rocca. Rocca. Non c'è, qualcosa con Rocco. Con Rocca no, con Rocco abbiamo quello che vuoi. Con Rocco abbiamo tante soluzioni. Con Rocco io, sì, lo so, è un mio mito. Abbiamo un Rocco qua che si è appoggiato per ora. Fai vedere. No. Allora, ragazzi, siamo sulla fiducia. Ma quindi un'altra canzone. Il sindaco c'è, scusate. Il sindaco di dove? Il sindaco è presente. Di Balestrate. Sì. Sì. A 6 chilometri da Alcamo Marino avete una bellissima località balneare dove potete gustare. Sì. Sì, ma scusa, è uno spettacolo. È una cosa che anche meno di 6 chilometri. Anche meno di 6 chilometri. È un tipo preciso, sindaco. Assolutamente sì. 5,5 km. Ma, scusate, io vorrei dire: noi siamo in diretta. Ho fatto un errore. Attenzione. Ho fatto un errore. Ragazzi, siamo in diretta. Siamo in diretta. Volevo fare una. Secondo me, questo sketch lo dobbiamo tagliare. Perché lo facciamo sempre. Secondo me è troppo prevedibile. Diciamo, magari facciamo qualche altra cosa la prossima volta. Esatto, signori e signori, oggi quanto ne avemo? Sono le 12.04, 30 gennaio 2021, Red. Parte una puntata straordinaria del bello, il brutto e il cattivo, anche se dobbiamo cambiare anche il noi, che ci metti il cecato. Vediamo, piuttosto che il brutto pirata. E il bello non so più dov'è. E buongiorno! 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 Buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati 2021. Dopo circa 20 giorni avevamo magari ci avete, non potevamo stare senza di voi. Sì, ma loro potevano stare benissimo senza secondo di me noi. Pure, secondo me pure. E vediamo comunque chi ha oggi. Attenzione! Eccolo! Aia, il nostro amico, l'uomo più desiderato, più amato, più voluto bene da tutti. Balestratesi è oltre. Attenzione, è oltre. È lui o non è lui? Ma certo che è lui. Il nostro mitico Vito Rizzo. Ciao a tutti. Ciao al buono, il brutto, il cattivo, il cecato, non so chi è al posto di quale dovete cambiare. Però dico un saluto pure già prima di. Ok, ringraziamo. Grazie per l'invito. Intanto. Girolamo Turano, Video Sicilia, che in questo momento ci sta trasmettendo in diretta. Assolutamente un grazie a te, Vito, per la tua disponibilità e per metterti in gioco assieme a noi. Sappi che in questo momento sei anche in diretta sul canale 93 del Digitale Terrestre. Video Sicilia, un'emittente televisiva visibile sul canale 93 del Digitale Terrestre in tutto il territorio siciliano. Una TV che da sempre si è distinta nel panorama dell'emittenza locale e sinceramente ha dato un qualcosa in più. Sì. Video Sicilia è fondata su principi di serietà, professionalità e qualità. E l'emittente si avvale di apparecchiature innovative. Girolamo 50 euro. Appunto, questo non vale 5 euro, ma sono 50 euro secondo me. Salutiamo subito Vincenzo Palazzolo che dice un abbraccio. Ciao al nostro sindaco, ciao Vincenzo. Ingegnere carissimo, come stai? Mariangela Durantini che dice ciao a tutti, in particolare al nostro sindaco. Ciao sindaco. Mariangela, cominciamo con queste particolarità. Sindaco! Senza particolarità per il sindaco. Ma tutte queste, ma cominciamo. Veramente un sacco di donne che mandano i saluti. Sindaco, ma lei la domanda gliela faccio dopo. Non fate i gelosi, non fate. No, assolutamente. Ma come un programma che si chiama programma si rispetti televisivo ha una sigla, quindi certo. Ragazzi, dobbiamo mandare la sigla. Un minuto che è un secondo problema, me non vedo. Dovrebbe lanciare la sigla il nostro ospite, l'ospite d'onore. Esatto. Allora, esatto. Signor sindaco, per favore, può lanciare la sigla, grazie. Prego. Signore e signori, per il buono a voi, il buono, il brutto e il cattivo. Ma è il sindaco. Sigla bello. Thank you.
ci siamo. Bene, bene, bene. Allora, signor sindaco, deve farmi una cortesia, deve abbassare leggermente la telecamera verso il suo, verso il basso. Allora, mentre ti mandano leggermente, questa in condizione, io vorrei salutare il nostro motore di ricerca, perfetto. Diego, che ha fatto... Motore di ricerca. Era motore della radio, è diventato motore di ricerca. Ora è diventato motore di ricerca, perché Ma è stellata chi è? Fammi parlare. È quello che ricerca le notizie per AP Web Radio. Ok. Cioè, non è un semplice motore, è il nostro motore di ricerca. Siamo in diretta, Gesù Cristiano e fai stima la figura, ma tu ero lì. Io volevo ringraziare il nostro motore di ricerca Diego Blood, perché ricerca le notizie per noi, quindi più un motore di ricerca di lui. E poi credimi, i giorni d'oggi è meglio un motore di ricerca che un motore. Ah, giusto, giusto. Tutti dicono: è meglio ibrido, meglio con la benzina, meglio elettrico, meglio motore di ricerca, ti stai a casa, ti cerca le notizie. Giustissimo, giustissimo. Quindi, e anche un saluto a Fabio Pizzo con la trasmissione Casemu, veramente due rivelazioni. Ma smettiamole e passiamo alle cose serie. Parliamo del nostro amico. Cose serie qua in questa trasmissione. Il titolo è serio. Premesso che infatti oggi anche sindaco l'ha sbagliato il buono. Premesso che oggi ho detto anche quando ho contattato il nostro amico Vito. Vito non sarà qui come sindaco, ma Vito sarà qui come amico. Assolutamente come sì, assolutamente sì. Quindi anche perché ci dirà poi entro fine puntata se lui si ricandiderà oppure no, quindi ancora non lo sappiamo. Ma non lo sappiamo. Per non ora parleremo. È un nostro amico, come amico. In questo momento no. Prego. Vuoi dire qualcosa, Vito? Vito. Dici. No, io vi sto seguendo con attenzione. Voglio capire quando posso prendere un po' in giro a Pitino, quindi aspetto qualche assist per capoccare in capo a Pitino. Se prendi in giro a Pietro puoi venire tutte le puntate. Non ci sono problemi in qualsiasi momento. Ma sappi però che Pietro, ogni azione ne risponde una pari e contraria. Quindi occhia cannila. Nel frattempo arrivano i messaggi anche da Salvatore Lomona con un saluto al nostro sindaco e ai simpaticissimi conduttori. Sì, grazie. Io però vorrei dire, scusa, voglio... Pino Lobue, un abbraccio virtuale. Maria Pina Scancarello, Paolo, che dice: scusami, Maria Pia, un saluto Anna Maria a tutti e tre. Ciao Anna Maria Vaiana, buongiorno. Mariangela. Un sacco di donne vedo che mandano messaggi. Tante donne. Ha un seguito, veramente. Ha più seguito lui di donne che Conte quando faceva le dirette. Esatto. Assolutamente. Dicono che c'è il fascino del pelato. Sì, vero. E questo lo posso dire. Vero, Gigi. Che è il fascino del pelato. Io vi sto raggiungendo pure. Fra un poco, fra qualche capello ci sarò pure io. E facciamo le due domande. Anni di esperienza. E allora, iniziamo con le domande. Allora, sì, caro sindaco, faremo delle domande in generale sulla sua persona, anche poi anche un po' di politica, però leggermente, perché così dobbiamo intrattenere i nostri teleascoltatori. Giusto. E allora, iniziamo con una prima domanda. Io naturalmente non sono di Balestrate, però ho, diciamo, mandato in giro alcuni amici per fare delle domande, e quindi partiamo dalle domande più semplici. Ma in realtà neanche Vito è di Balestrate. Vito è il cittadino del mondo, è ovunque, eccetto che a Balestrate. È un cosmo, dove ti lo trovi. È un cosmopolita. Da un anno purtroppo no, da un anno siamo ovviamente solo fermi a Balestrate, ma diciamo che, come ha detto bene Pietro, qualche città in giro per il mondo l'ho conosciuta e ho incontrato Cicciarotti dovunque vado, cerco almeno un paesano per farmi una fotografia con lui. Caro sindaco, partiamo dalla prima domanda, che è la più sentita. E allora, la più sentita, io voglio sapere, perché sono, chissà, qua siamo una massa di ignoranti e quindi vogliamo conoscere. Presente. E allora, prima domanda: balestratesi o Cicciarotti? Ma che significa? Cioè, molta gente si chiede: Cicciarotti che significa? Sicciare è il vecchio nome della borgata di Balestrate. Balestrate era composto da due borgate, Sicciara e Trappeto. Nel 1820 poi prende la denominazione ufficiale, diventa comune di Balestrate, e vi siete unendo queste due borgate. Ah. Come? Vi siete presi un po' di Trappeto? Come... Che l'hanno successo. Poi però negli anni 50 gli abbiamo dato l'autonomia e quindi sono diventati autonomi. Balestrate si chiamava Sicciara, la nostra borgata, perché era molto pescosa di seppie, e quindi seppia, siccia, e da lì Sicciara. E infatti nel nostro stemma abbiamo una seppia e la balestra, da cui il nome Balestrate, perché
Si dice che appunto la nostra, il nostro tratto era il preferito dal re, che delimitava i suoi territori da un tiro di balestra. Anche perché un quantum malitore maris in fraterra per iactum baliste potenderit, e queste erano le delimitazioni delle terre del re. La nostra era la preferita dal re, e quindi era terra delle balestrate. Ma suo amico studiò. Domanda adesso mi sorge spontanea. Ma quando ha studiato? Se una località, comunque una città con una vocazione marinara, perché famosi per il ballo dei pastori, che so che a te piace tanto e ci tieni tantissimo? Spiegaci. Noi siamo stati in questi anni, negli ultimi 15 anni abbiamo promosso il ballo dei pastori, prima nel mio ruolo da segretario dell'associazione Terzo Millennio e oggi in quest'altra veste a promuovere la nostra più antica tradizione folcloristica, che affonda, diciamo, le sue radici negli anni, nel due secoli or sono ormai. E Balestrate era un posto sì di mare e quindi pescatori, ma anche di agricoltori e di pastori, nel nostro comprensorio. E quindi c'erano questo gruppo di pastori. I pastori, come ben sapete, lavorano ogni giorno e non hanno possibilità di avere giornate libere, e non riuscivano mai a festeggiare il carnevale, che come sapete tutti si svolge di domenica e di martedì principalmente, e poi le giornate conclusive. Loro arrivarono un giorno, si riuscirono a liberare un lunedì, il lunedì, diciamo, fra la domenica e il martedì di carnevale, e non c'era però nessuno in giro. Allora decisero di vestirsi con i primi abiti che trovarono, vestendosi da donna per camuffarsi, mettendo un velo davanti per non farsi riconoscere, e cominciarono a ballare questa danza acrobatica, questa contradanza acrobatica particolare, che prima era, diciamo, conosciuta solo ovviamente nel nostro territorio, e adesso negli anni siamo riusciti ad esportarla grazie alle partecipazioni ai Festival Internazionali del Folklore. Siamo stati all'Expo a Milano qualche anno fa, siamo stati in Rai alla Prova del Cuoco, e adesso con queste foto fatte da Mario Testino, uno dei più importanti fotografi mondiali di moda, abbiamo avuto una pubblicità a livello mondiale proprio, non è riduttivo dirlo. Allora, signor sindaco, c'ho Antonella Tocco che dice: vogliamo domande piccanti. E ora ci arriviamo. Donne che chiedono domande piccanti. Non sbagliamo perché l'assessore è Antonella Tocco, quindi non, attenzione a quello che diciamo. Attenzione. Vabbè, andiamo con le domande quelle più semplici. Allora, caro sindaco, cosa le piace di Balestrate? Oltre che vedo che è un sacco di donne in questo caso. Tutto, si può dire tutto. Ovviamente il paese dove sono nato, no, perché sono nato a Palermo ovviamente, ma cresciuto, dove ho deciso di puntare tutto fin da ragazzino. Sì, ma una cosa impegnati in particolare, una cosa che veramente ci guarda, Balestrate ha di bello? Il sindaco. Vabbè. Oltre a questo, PG. Giusto. Devo dire, se ovviamente ne dico una per tutte, i nostri tramonti dal Belvedere. È vero. Allora invitiamo tutti a guardare il tramonto. Caro Vito, però ti devo dare una bella notizia. C'è un nostro ascoltatore che sottolinea in particolar modo qualcosa e dice: puntualizziamo, non ci avete dato l'autonomia, l'abbiamo voluta e ottenuta noi. Ma lo sai chi è? No, non lo so chi è, però c'è un gnufo. Il sindaco di Trappeto, Santino. Ciao, Santino. La concorrenza. Sì, ha ragione, nel 1954, se non ricordo male, Trappeto ha ottenuto l'autonomia. Vabbè, quando si ottiene c'è qualcuno che la concede. Noi scherziamo spesso con Santino su questa vicenda, ma fortunatamente i campanilismi da questo punto di vista sono assolutamente scomparsi. C'è una collaborazione piena e totale tra le amministrazioni, in particolare con Trappeto, con il quale condividiamo veramente tantissimo, in primis il nostro servizio rifiuti, che è il fiore all'occhiello delle nostre comunità. Quindi un saluto a Santino, un saluto a tutti gli amici di Trappeto. Per favore, appena finisce la puntata, se mi dai il numero di cellulare, così sentiremo la contropartita sabato prossimo e sentiamo il sindaco Cosentino e vediamo cosa ci racconta lui.
Vediamo, vediamo. Continua con le domande. E allora, andiamo. No, pensavo al Belvedere di Balestrate, ma l'importante è guardiamo il sole, perché se guardiamo un passenista c'è un cimitero. Quindi... Giusto. Guardiamo verso il sole. E allora, cosa è invece che non le piace di Balestrate? Che in realtà... Non le piace, non ha mai gradito di Balestrate. L'opposizione. Non si può dire. L'opposizione come il sindaco sono passeggeri, sono cose che ci sono in questo momento, probabilmente domani non ci saranno più, come sicuramente non sarò io negli anni per sempre sindaco, quindi assolutamente sulle persone mai dire qualcosa. No, io devo dire che ho detto prima, mi piace Balestrate, mi piace tutto, e per questo motivo che ho deciso di restare qua e di impegnarmi qui. Quindi ho difficoltà a trovare degli aspetti negativi, perché tendo sempre ad esaltare le cose belle e a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Allora, ma se vuoi ci trasferiamo io, Paolo e Renato da te, troverai gli aspetti negativi a Balestrate, stai tranquillo. Ti accoglierò a braccia aperte. E allora, caro sindaco, oltre che naturalmente a Balestrate, dove vorrebbe andare a vivere? Questa è una bella domanda. La mia città preferita è Roma. Roma senza dubbio, Roma la amo, la conosco benissimo, ci vado quando posso, ora purtroppo è da più di un anno che non si può andare, però è senza dubbio la città che mi piace di più, forse perché anche i miei familiari che ci abitano, ma mio fratello è stato lì per motivi di studio, dice viverla tutti i giorni è diverso rispetto a essere turista, però io ci vado da turista e mi faccio quelle lunghissime camminate a piedi per conoscere tutti gli angoli della città, ovviamente del centro. Il tramonto che c'è principalmente... il tramonto del Ciampincio è un po' più bello di quello di Balestrate, però diciamo ma non lo so. Ma vedi che ma noi siamo il paese dei tramonti, Roma non è il paese dei tramonti, giusto. Roma, Capo Mondi, Alcamo Secondi, Balestrate, terzo. E Alcamo Secondi. Scusami, invece una città europea dove vorresti andare a vivere? Allora, città europea, la mia preferita è Bruxelles. Ci vado anche lì almeno due volte all'anno, un anno fa come oggi, ad esempio ero a Bruxelles per un'iniziativa sullo sport. C'è la famosa Grand Place di Bruxelles. La Grand Place soprattutto nel periodo natalizio. Sì, davvero qualcosa tutta splendido, di colori, illuminata. Bellissimo. Anche Pietro è innamorato di Bruxelles, non so se lo sai. Dei cavoletti. Perché, no, Pietro era innamorato... No, a prescindere da quello che hai pensato tu. No, Pietro era andato a Bruxelles, incuriosito dalla famosa statua che c'è a Bruxelles, quella famosa. Sì, anche infatti è rimasto, quando è tornato a Bruxelles, all'inizio era tutto triste. Poi è tornato a Bruxelles e è tornato contentissimo, perché ha visto la statua e ha detto, allora non so ci siamo, ci siamo. Sono di dimensioni normali. Eppure ti dirò, vorresti andare a vivere a Roma, ti piace pure Bruxelles e invece sei a Balestrate. Guarda che culo che hanno i siceroti. Ma guarda! Che dici? Fortunati. Assolutamente sì. Vado? Sì, proseguo. Certo. E allora, caro sindaco, oltre che naturalmente un'altra città, dove le piacerebbe fare il sindaco? Cioè, in quale città vorrebbe fare il sindaco? Oltre alla mia, no, mi basta la mia. Non abbiamo mire espansionistiche. No, però non abbiamo... In realtà vorrebbe fare il sindaco di Trappeto. No, Trappeto c'è Saldino, assolutamente. No, obiettivamente fare il sindaco è bello, secondo me. Fare politica, uno si impegna ovviamente, ma fare il sindaco della propria città, nella città in cui si vive, secondo me, per chi fa politica è la massima aspirazione che si può avere. Poi si possono avere anche altri ruoli a livelli più alti, però per fare il sindaco secondo me bisogna conoscere la città, bisogna conoscere ogni angolo della città e soprattutto bisogna conoscere le persone. Perché poi amministri e incidi sulla vita delle persone. Andare a fare gli stranieri in casa di altri, andare a mettere becco fra virgolette in casa degli altri dove non si conoscono usi, tradizioni, costumi, abitudini o altro, secondo me così si faceva nel passato. Spesso c'erano politici che venivano a fare i sindaci nei comuni di provincia,
Sì, ci potevano essere maggiori agganci con le istituzioni centrali, però si perdeva sicuramente quel contatto con la cittadinanza che chi è nato, cresciuto e vissuto in quella città sicuramente ha in maniera più importante. Ma scusami, ma tu ti rivedi più e pensi in una prospettiva futura, come ti rivedi come sindaco di Balestrato o magari come qualche rappresentante al governo regionale che si occupa comunque del territorio di Balestrate? Dopo mi basta fare il sindaco di Balestrate e impegnarmi per la mia comunità. Complimenti. Bello, una bella risposta, complimenti. È proprio insegnato, diplomatico, al 1000%, insegnato proprio. Si vede che ha studiato. Comunque, diciamo a tutti gli ascoltatori che le nostre domande il sindaco non le conosceva, per cui sono risposte sincere. Sincere. Assolutamente, anche perché, che domande sono? Anche perché se le conosceva... non si presentava. Giusto. E allora andiamo alla domanda un pochino più così, da ridere. Caro personaggio famoso che le piace, sindaco, un personaggio famoso che le piace. A parte medico, va, poi qualcun altro. A parte Pietro. Un personaggio famoso. Famoso della realtà oppure del mondo della finzione, in generale, no? Come so. Preferisce lei? Personaggio famoso. Della realtà facciamo. Scelgo io. Facciamo della realtà. Un personaggio famoso, Fiorello. Ah. È siciliano, è bravo, è secondo me il più importante, il più bravo intrattenitore che abbiamo, e quindi Fiorello. Sì, no, infatti ottimo. Penso che è una cosa che non ho mai detto, però dico è la prima volta che mi fanno questa domanda, quindi la domanda rispondo. Eppure lo sai che è molto simile a te, bravo siciliano e un bravo intrattenitore, Vito. Ah! però io avevo il codino, io sono ignuso, come ho fatto? C'è questa differenza. E allora andiamo avanti. Sindaco, c'è una frase o un motto che ripete spesso? Da quando sono sindaco, la frase principale che ripeto fin dall'inizio della legislatura è ammuttamo. Che diciamo in una parola in siciliano mette insieme tante cose, che è un po' lo spirito che deve portare ad andare avanti come comunità, ma tutto il paese deve mirare per andare sempre avanti. No, ma lei da giovane aveva un motto. Giovane chi? 50 anni, da giovane. A 18 anni, a 20 anni, dico, cioè aveva una frase, non lo so, un qualcosa che l'ha fatto andare avanti, nel senso credere in se stessi, no? Un qualcosa... Come no, assolutamente, c'è una frase che... E ci dicevamo sempre con un mio amico che anche il buon Pietro conosce, sì. Che è quella più di 10 anni fa, gli dissi una volta una frase, quindi eravamo neanche trentenni. Sì. Dissi, ricordati, saranno gli altri che verranno a cercare noi. Era un momento complicato, diciamo, per quello che stavamo facendo. Io gli dissi questa frase, me l'ha ripetuta tante volte, anche fino a dopo le elezioni, ovviamente. Perché poi, diciamo che... quello che avevamo detto si è verificato. Sì, una bella frase. Ok, e allora andiamo avanti. Sindaco, sposato, figli? Schetto. Capisco allora perché tutta questa domanda. E allora salutiamo Rosy, salutiamo Ilenia, salutiamo... Rosaria, Antonella, salutiamo Patrizia, tutti. Eccetera, signore, venghino. Bello, di buona famiglia, allora e con tanti terreni. Allora è vero quello che dicono, che la maggior parte dei voti sono voti femminili. Sì, ha preso un sacco di voti dalle donne. Non era una dicerie, era la realtà. Ho capito. E allora vero che tira di più un... E allora, caro sindaco, il suo portafortuna o gesto scaramantico, quello che sta facendo Pietro in questo istante? No, devo dire che non ho un oggetto portafortuna, sono scaramantico solo ed esclusivamente quando si tratta di guardare le partite del Milan, e quindi ho sempre la stessa posizione, seduto sul divano, questo qua. Ci sono alcuni riti che non devono essere cambiati, no? Per il resto, nella vita di tutti i giorni non sono molto scaramantico, quando per le partite del Milan assolutamente sì. E allora provochiamo, cioè per la partita di Coppa Italia ti cancello da mano, Vito. Forza Milan. Non ero a casa, l'ho vista, ero fuori, ero a Palermo. Ecco, per lavoro ero a Palermo. Sindaco, che lavoro faceva prima di di fare il sindaco, scusa? Mi occupavo, io lo dico sempre, la vita prima del 12 giugno 2017 mi occupavo di consulenza per i comuni e per le imprese sui fondi europei. Ah, no. E inoltre collaboravo con un'agenzia per il lavoro. Ah,
Ottimo, ottimo, ottimo. È stato lì che ho conosciuto prima Pietro. Prima ero collega di Pietino. Prima ero un mio superiore, prima ancora ero un mio superiore. Tempi che furono, avevamo i capelli addirittura, ti ricordi, Vito? No, io non li avevo. Ah, e manco tu, e manco io. Sindaco, quali hobby ha? O aveva, diciamo, qual è il suo hobby preferito? Guarda, principalmente sport, purtroppo per alcuni problemi fisici da qualche anno non riesco a farlo, ma io ero un amante delle partite di calcetto con gli amici, almeno due a settimana. E adesso che le partite non riesco più a farle, il mio hobby preferito è stare con gli amici e organizzare mangiate. Questo, diciamo, è la cosa più bella che si possa fare. Mi piace stare in compagnia. E ti dico pure che in questo momento lui, per evitare problemi, si fa l'ordinanza per Ido e per i suoi amici solo per fare mangiare. Esatto. Per evitare. Attenzione. Oh no, sono a dieta e quindi niente mangiate per ora. Ah, ho capito. E allora, caro sindaco, andiamo nell'area. C'è una musichetta un pochino particolare. Paolo, dove sei? Io sempre qua sono. Allora, adesso entriamo nell'area domanda alla Marzullo, un poco sì. Che non si capiscono. Quelle che non si capiscono. Io l'ho letta ieri la palleggi se può ancora ne capito. Ha detto dammi un'ora. Prego. Allora, diamo queste domande un pochino più particolari. Allora, caro sindaco, chi vince ha sempre ragione, chi perde ha sempre torto. Che ne pensa? No, non è così. Non è così. Lo posso dire con provato su me stesso. Io ho perso, ma sono convinto che non avevamo torto nel 2012, ad esempio, sempre per restare in politica, ero convinto di non avere torto, come così. Ho vinto nel 2017, ma non per forza ritengo che avevo ragione per sempre al 100%, quindi c'è sempre da imparare. Vabbè, anche dalle vittorie non sono mai niente. Marzullo, io ve l'avevo detto, Marzullo, che vi portavo una persona di spessore, voi non mi credevate. Voi non mi credevate. E allora andiamo all'altra domanda sempre marzulliana. Lei crede in quello che fa o fa quello in cui crede? Ai. Ripeto, allora, no, apposta. Okay. Entrambe le cose, devo dire, secondo me, perché credo in quello che faccio, perché se non ci credi in quello che fai, lo fai di malavoglia, lo fai controvoglia, i risultati non sempre sono quelli che auspicati, e quindi bisogna crederci in qualcosa per farlo. E al contrario, e nel contempo, nella vita normale, faccio quello che credo sia più opportuno. Talvolta in politica si fanno delle cose anche dal punto di vista formali che sono obbligatorie da farsi, ma nella vita di tutti i giorni faccio assolutamente quello che credo. Andiamo avanti. Allora, adulto o fanciullo, quale età preferisce? Cioè, c'è un'età che in realtà dice: guarda, mi sono divertito a questa età, oppure mi trovo bene da adulto, oppure fanciullo. Mi piaceva da piccolo. Non lo fanciullo, so. Fanciullo, giocavamo tutti i giorni per strada a calcio con gli amici, dico meglio fanciullo, assolutamente. Il Peter Pan che c'è in noi. Infatti, a quei tempi non c'erano neanche le macchine quando tu eri giovane, quindi è normale che potevi giocare in mezzo alla strada. Bellissimo, ricordi stupendi di giocare, le giocate in mezzo alla strada con la signora che buttava l'acqua. I secchi d'acqua dal balcone per non farci giocare. No, lo ricordo tutto con grande soddisfazione. Diciamo che questa risposta è uguale per tutti noi. Cioè, il nostro Peter Pan giocare a calcio, no? Adesso che tutti i bambini, tutti con lo smartphone, hai visto invece il sindaco Rizzo che è stato previgente, che ha fatto il parco dove non c'è nulla. La domanda, non mi rubare domande. Vai. E allora, caro sindaco, stagione preferita? Primavera, estate. Vanno bene due. Summer. Certo, assolutamente sì. Primavera, estate, va bene. E allora, cosa chiede invece ai suoi concittadini? In questo momento, soprattutto di rispettare le regole, che è la cosa fondamentale. Vota. Ma noi in questo momento siamo un po' i padri di tutti i nostri concittadini, anche e soprattutto delle persone anziane, perché in questo momento, mai come in questo momento, è fondamentale continuare a rispettare le regole ed evitare tutte quelle occasioni che possano essere spiacevoli, ma non solo spiacevoli. Abbiamo avuto
dei lutti, purtroppo dobbiamo evitare che il contagio si diffonda ancora di più. Quindi rispettare le regole è una cosa che chiede. Io vorrei invece, diciamo, rubare un attimo il secondo, un attimo, diciamo, la parola al sindaco, parlare di una cosa che, diciamo, non c'entra, però vorrei salutare una persona importante per l'Istituto Tecnico di Alcamo, il signor Nicola Di Bernardo, che veramente è venuto a mancare in questi giorni ed è stata una persona lodevole, dove, che tutti lo ricordano come una bravissima persona, e vorrei veramente salutarlo a nome di tutto l'Istituto Tecnico di Alcamo. Scusate se oggi c'erano i funerali. Va bene, e allora, sindaco, c'è invece qualcosa che vorrebbe fare e ancora non ha fatto per Balestrate? Vabbè, certo, altrimenti non vorrei fare più il sindaco, dico, vabbè, uno ha completato tutto. Attenzione, sbilanciamento. Ci mancherebbe. Iniziamo a parlare. Una cosa su tutte, sì. Dotarci di una struttura importante a livello culturale, che possa essere un teatro, comunque uno spazio dove poter fare cultura in maniera importante. Bello, questa è una cosa bellissima. E facciamola questa strada per arrivare al porto di Balestrate, sindaco. Chissà stiamo facendo. 10 anni, io non ho capito se questa strada, noi concittadini di Balestrate, se questa strada la state facendo o la state cercando, scavando. Tutte e due cose. Considera che per questa strada sono stato 4 volte a Striscia la Notizia negli anni passati. Ti ho visto, e adesso ti ho visto, che la stiamo realizzando è ancora quasi stento a crederci, ma era veramente, dal punto di vista delle infrastrutture, l'obiettivo principale che avevamo fin dall'inizio della legislatura, e ci siamo riusciti, e vederla ormai alle ultime battute, entro aprile sarà completata, è davvero un sogno che si realizza. E allora andiamo e potremo così vedere il tramonto pure dalla strada che porta al porto. E allora andiamo alle domande adesso che mi hanno chiesto i suoi concittadini. E allora, prima domanda: a quando il parco giochi a Balestrate? Io non sapevo nemmeno che c'è l'esistenza di un parco giochi. Perché lo stiamo facendo, per questo. Ma hanno detto che lo stiamo facendo. Cioè, a quando? Sì, no, l'abbiamo immaginato fin dalla campagna elettorale, insieme ad un gruppo di genitori che poi si è costituito in associazione. Abbiamo cercato i finanziamenti, sia privati ma soprattutto pubblici. Abbiamo ottenuto 2 finanziamenti importanti, uno con un cantiere di lavoro e un altro tramite il bando, giusto, dei parco giochi inclusivi. Dico, possiamo nel, dire... nel giro di 15 giorni cominciano i lavori, e quest'estate avremo il parco giochi social free. E infatti facciamo come fanno quelli di Striscia Notizia. Diamo una data orientativa, naturalmente. Quindi quest'estate abbiamo 6 mesi di tempo. Abbiamo 6 mesi di tempo per realizzarlo. La data ce la dà la regione. Ok. Per noi si riprende i soldi. Promette che ci sarà il parco giochi a Balestrate. E la caratteristica di questo parco giochi sarà quella di... Prego, Vito. Non sarà vietato l'utilizzo dei telefonini all'interno del parco. Sarà il primo parco social free. Dove poter recuperare socialità vera. E il primo io, che sono sempre col telefonino in mano. E noi abbiamo dalle altre parti del paese il wifi free, libero, che abbiamo ottenuto grazie a un finanziamento europeo, ma lì sarà un parco dove sarà vietato l'utilizzo di internet. Bellissima iniziativa. Solo che però, esatto. A tal proposito, voglio farti un appunto. Tu spesso hai detto che sei stato il primo comune in Sicilia, eccetera, eccetera. Voglio semplicemente dirti che non è vero che sei il primo comune in Sicilia, perché noi ad Alcamo abbiamo molti parchi, tu ne manco piglia lo telefono. Quindi non è vero, manco se può telefonare, non pensare di giocare. Ma non solo parchi, a volte non prende nemmeno dentro le case. E allora, una curiosità, sindaco, questa non la sapevo veramente, questa mi giunge nuovissima. E allora, ma perché i vigili urbani sono senza macchina? Mi hanno detto questo. Quest'estate è stata rottamata un'auto, e i processi per l'acquisto dell'auto sono abbastanza lunghi. L'auto è comprata adesso, l'auto è comprata da diversi mesi. Però per consegnare un'auto dei vigili urbani le concessionarie hanno tempo fino a 6 mesi, quindi siamo in attesa che ci arrivi sta macchina nuova. Ma hanno chiesto nel frattempo,
Che macchina sarà? Una Ferrari. Un bel pandino. Un bel pandino 4x4. Però potevi sfruttare il bonus monopattino al corpo della polizia municipale, acquistavi i monopattini elettrici per tutti. La polizia municipale utilizza le biciclette elettriche che abbiamo già da due stati. Che è un sindaco che fa pedalare i suoi dipendenti. Ottimo. Allora non è ammuttamo, pedaliamo. E allora, caro sindaco, mi hanno detto che non ci sono tantissimi locali, cioè i concittadini hanno chiesto vorremmo più locali. Perché? Come mai ci sono così pochi locali a Balestrate? Se l'è chiesto? Fortunatamente no, pochi locali, diciamo, rispetto a località che hanno un maggiore numero, ma i locali ci sono, lavorano tra l'altro abbastanza bene. Poi, notizie delle ultime settimane, alcuni nostri giovani hanno fatto diversi investimenti, quindi verranno aperti o riaperti altri locali che speriamo da questa primavera si possano nuovamente frequentare. Perché appunto abbiamo anche una storia dal punto di vista di pub e locali nella nostra piazza, ma in tutto il centro, nel nostro centro storico, e quindi speriamo di rivedervi tanti in maniera importante. Lo tocchi, suona sto mito, suona! Tu sai qualcosa, l'hai toccato? Sì. Che parte che suona? Arrassati. scoop. E allora mi hanno detto questo, non ho capito bene la domanda, però io gliela pongo a lei. La zona vicino alla Conchiglia, dove è una zona pedonale, dice c'è stato qualcosa che non ha funzionato, non lo so, ci vuole illustrare? La Conchiglia, non so, c'è Via Repubblica, al momento è chiusa la zona della Conchiglia perché c'è il cantiere della strada di accesso al porto. C'è Via Repubblica che è tutto dove, subito dopo la Conchiglia, parte il centro che noi dalla scorsa estate abbiamo chiuso e pedonalizzato, abbiamo chiuso tutto il centro storico e pedonalizzato ovviamente nel periodo estivo per favorire per favorire sia i locali che quest'estate ovviamente avevano le problematiche legate al distanziamento del Covid, ma anche ai cittadini che volessero godere di tutta quella parte di paese che poi si affaccia sul porto e sul sentiero del pescatore, che è una chicca che è stata realizzata e che puntiamo per valorizzarla sempre di più. A me la Conchiglia manca, mi mancano i venerdì sera della Conchiglia. Mancano un po' a tutti. Quando eravamo giovani, quello sì. Quando eravamo giovani, esatto. I venerdì sera della Conchiglia erano memorabili. E allora, caro sindaco, invece mi chiedono pure questo, manca un po' di verde a Balestrata, è vero o non è vero? Lei cosa ne pensa? Ci vorrebbe più verde? Sì. Assolutamente, cioè, il nostro è un territorio piccolino, proprio prima ancora più piccolo, eravamo schiacciati fra virgolette dal territorio di Partinico che arrivava fino alle porte di Balestrata, e quindi non era neanche possibile una pianificazione ottimale, quindi è molto edificata tutta la parte del centro ovviamente, e quindi creare anche questo parco giochi dove ci sarà comunque degli spazi alberati, sarà una bella opportunità anche per avere un po' di verde nel centro abitato. Purtroppo il territorio è questo, non ci sono mai stati grandi spazi, però abbiamo il nostro bosco a ridosso del mare che condividiamo con Alcamo, che è davvero un bel polmone verde che andrebbe valorizzato e sfruttato ancora di più rispetto a quello che si fa. Fare un progetto con il comune di Alcamo, Vito, con le tue capacità. Lo abbiamo fatto due anni fa insieme alla regione, che poi è titolare del bosco praticamente. Sì. Avevamo presentato due progetti, uno per la realizzazione di una tanto da voi amate piste ciclabile che raggiungesse appunto dal bosco di Balestrate fino ad arrivare ad Alcamo, quindi con dei percorsi sia pedonali che ciclabili, e un altro per la rinaturalizzazione del bosco stesso. Quindi purtroppo la pista ciclabile c'è, sbagliato polso, ma c'è, era tra Balestrate e Alcamo, l'hanno fatto nel Deoroma, era per capire questa pista ciclabile. Ma purtroppo però la regione ha sbagliato, sembra incredibile, ha sbagliato a presentare il progetto. Aspetta, mi perdoni sindaco, sembra incredibile che la regione sbaglia, cioè mi pare... È la regione che presenta alla regione stessa, quindi è tipo Presidente della regione, Vito Rizzo. Esatto, ti voglio presidente della regione per questo motivo. Via Anello, entra Vito. Giusto così.
E allora, caro sindaco, mi hanno sempre detto, mi hanno sempre chiesto, ma come mai il comune ultimamente non finanzia più le varie attività, non so, il carnevale, la festa dei pescatori, cioè sono spesso autofinanziate, come mai? Il sindaco non ha più soldi? Allora, il comune non c'ha più soldi? Se piccioli non ce ne sono, attenzione, quindi questo è uno, ma il carnevale, diciamo, da quando ci sono io è ritornato il carnevale di Balestrate che tutti conoscevamo. Siamo riusciti ad ottenere finanziamenti dalla regione, non solo, e ripeto, io ero il segretario nella vita precedente dell'associazione e tutti i balestratesi sanno quanto io ci tengo al carnevale, quindi ringrazio i soci dell'associazione Terzo Millennio perché in questi anni si sono impegnati anche facendo sacrifici, cercando, autofinanziando le iniziative per realizzare quanto fatto, e eravamo ritornati di nuovo a livelli importanti anche lo scorso anno, incrementando il numero dei carri e facendo anche venire carri dai comuni limitrofi. Purtroppo, ovviamente, quest'anno non ci sarà nulla. Speriamo per il 2022 che si potrà tornare a festeggiare il carnevale con le nostre sfilate dei carri allegorici. Rena, ho come l'impressione che queste domande, queste news, te l'ha dato qualcuno dell'opposizione. Perché no, mi pare che... questa sensazione. Non lo so. Non è vero. No, è una sensazione. Allora, caro sindaco, c'è qualcosa che chiederebbe al sindaco di Alcamo, quello di Castellammare, Terrasini? Cioè, ha una curiosità, qualche cosa che in realtà le vorrebbe chiedere e non ha mai chiesto? No, per chiedere, fortunatamente siamo in ottimi rapporti con tutti i sindaci del comprensorio, quindi se ho una cosa da chiedere, gliela chiedo. Non vi dirò a chi, a uno ho chiesto il segretario, a uno ho chiesto una macchina dei vigili, uno ho chiesto di condividere degli spettacoli, e così vi ho detto tutte e tre cose a ognuno dei sindaci citati che ho chiesto. Quindi, ripeto, abbiamo, forse perché i periodi sono di maggiori difficoltà anche dal punto di vista economico-finanziario rispetto a prima, ma oggi, diciamo, il campanilismo, piuttosto che chiudersi all'interno dei propri confini, davvero non serve a nulla. Quindi bisogna aprirsi, bisogna condividere con gli altri anche le difficoltà, e spesso ci proviamo ad aiutarci a vicenda, non sempre ci si riesce, non per magari per mancata volontà, però devo dire che se c'è una cosa da chiedere, statene certi che gliela chiedo senza dubbio. Allora a sto punto io ti richiedo, cosa invece che ti hanno chiesto i sindaci del comprensorio a te? Di sicuro non soldi. Sentiamo. Cosa mi hanno chiesto? Allora, uno mi ha chiesto un po' di territorio, anzi due me l'hanno chiesto, di cedere un po' di territorio, non vi dirò chi sono. Sì. uno mi ha chiesto la disponibilità di un nostro dipendente a lavorare per loro, ad esempio. Sto dicendo le prime cose che mi stanno venendo in mente rispetto ai nostri comuni vicini, sempre ovviamente per restare in ambito politico amministrativo. Un esempio da esportare. Vito Rizzo è un esempio da esportare. Ma lo dicono molti concittadini, esportato. Vero, molti pensano di esportare. Un po' più avanti, ma esportato. Allora, considera che l'altro giorno Vito, come dovete sapere, ha, diciamo, una certa dimestichezza nel sapere in anteprima quelle che sono le news, ordinanze del Presidente della Regione, o ciò che addirittura scrive Conte, lui lo sa un po' prima. Okay. L'altro giorno ero con un amico e ho detto, ma scusami, ma tu non lo ascolti il discorso di Conte che sta parlando? Dice, no, su non scrive Vito Rizzo né bene. Quindi aspettano tutti che Vito Rizzo scriva qualcosa, addirittura alcuni fanno colla delle proprie, di ciò che scrive Vito, compreso di disegni, e questo ti deve fare tantissimo onore. L'altro giorno addirittura lui ha scritto, domani passa la spazzatura, la carta, e un altro comune ha riportato la stessa cosa, domani passa la carta, ma era per il comune di Balestrate. Sindaco, quale Piero controlla, quale... assolutamente pari con te, io Mattia Dario, sappilo. Sindaco, che tipo di amicizie preferisce, maschili o femminili? 1, 2, 3, 4 ovviamente femminili, ci 5, mancherebbe 6, 7, 8, 10 ovviamente femminili, dico, però Pietro è amico suo, almeno lui dice che è amico suo. Ho tanti amici, fortunatamente, non solo a Balestrate ma anche fuori nei comuni vicini, ma non solo. Mi pregio di conoscere davvero tanta gente. Ho studiato ad Alcamo nelle scuole superiori, poi ho vissuto per anni a Palermo all'università, ho fatto politica anche a livello provinciale quando si faceva politica a livello partitico,
e quindi veramente conosco tante persone in diversi settori, nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'associazionismo, nel mondo del folklore, nel mondo della politica, quindi davvero conosco tanta gente, però è chiaro, meglio una mica donna, senza dubbio. Ah no. Forse due spaghetti, com'è? Due fili se li hai mangiati? Assolutamente sì. Il nostro caro sindaco. E allora, caro sindaco, invece c'è qualcosa che lei in realtà vorrebbe fare da grande? Il famoso sogno nel cassetto. Io da grande volevo fare, avrei voluto fare. Io mi piacerebbe continuare a girare il mondo così come ho fatto in parte fino ad ora e continuare a girarlo e conoscere altri paesi. È invece un cantante, spero, un cantante preferito? No, aspetta. Andiamo oltre. Invece a livello politico, cosa che vuoi fare da grande? Continuare ad impegnarmi ovviamente per la nostra terra, per il nostro territorio. Oggi lo sto facendo a Balestrate, provo a farlo al meglio. Domani continuerò e spero di poter continuare a farlo per il mio paese. Ovviamente il nostro raggio d'azione è sempre più ampio, ovviamente, perché dobbiamo tutti provare a dare una mano per la crescita della nostra Sicilia, ovviamente. Quindi perché no presentare un 45enne alla presidenza della regione quando sarà fra 10 anni? Perché no? Pensiamoci. Per ora c'è Nello. Lui ha 3 anni, tu ne hai altri 2 a Balestrate, poi nella rielezione sono altri 5, quindi il tempo c'è. Stai tranquillo, ancora 7-8 anni. E allora volevo chiedere questo: c'è un cantante preferito? Che musica ascolta? Qualcosa? Musica italiana soprattutto. Generi diciamo abbastanza vario da questo punto di vista. Da adolescente, se dovessimo fare una cosa, da adolescente il gruppo preferito indubbiamente gli 883. Poi crescendo un po', devo dire Ligabue, poi siamo passati fase Ligabue, poi Negramaro, una parentesi con i Modà, anche che abbiamo avuto modo di ospitare qui anni fa. Sono amico personale del cantante anche. E adesso, se dovessi dire un gruppo, direi Maneskin. Ma te la senti di accennare qualche canzone? Non so, qualche così a cappella. Infatti, anche l'ingegnere Palazzolo ci scrive: fatelo cantare. Dicono, è bravissimo. Mi dicono di farti cantare. Perché con l'ingegnere Palazzolo abbiamo condiviso anni fa il karaoke, perché l'ingegnere era un patito dei karaoke, organizzava spesso questi festini a base di karaoke. Sì, però vogliamo sentirti cantare. Dai, qualcosa per il nostro pubblico. Qualcosa per il nostro pubblico. Sulla base degli 883 che Paolo gentilmente sta cercando e sta mettendo, ora si stocca lo cordo, lo fa. Vero, Paolo? Che cosa cantiamo? Hanno ucciso l'uomo ragno. Quale pitino? Hanno ucciso l'uomo ragno. Solita notte da lupine il Bronx. Nel locale stan suonando un blues degli Stones. Uno spettacolo. Lo skin di video al balcone del bar. Pieni di whisky e margarita. E l'ingegnere Palazzolo muto. Il nostro fiorello palestratese. Non è un semplice sindaco. È qualcosa di più! Assolutamente uno sì! Uno showman! Un grande. Visto, stiamo conoscendo un altro aspetto, un altro lato del nostro sindaco, del vostro sindaco di Balestrate. Dico nostro perché, ripeto, conosciamo assolutamente un altro aspetto di questa persona. Noi siamo ospitati, vi accogliamo tutti, non vi preoccupate, venite qua, pagate le tasse qui, siamo ben lieti di ospitarvi. Veniamo a spendere i nostri soldi a Balestrate. Caro Vito, calma, perché io pagherò le tasse da un'altra parte, in un altro sindaco che tu conosci, amico tuo, ma non c'entra. Quindi dividiamo una cosa per volta. Noi vogliamo venire a spendere i nostri soldi ai vostri locali, per questo chiedevamo più locali, più... Venite ad investire qui, avrete le porte aperte, come si dice, tappeti rossi. Ci vuole una per chi vuole investire Balestrate, qua. Qualcosa che magari io vengo a investire lì e pago meno tasse. Una zona franca urbana fatta a Balestrate, dove praticamente tu vai, non paghi assolutamente nulla, tipo come
Cioè, il comune di Super Giù, di un tuo carissimo amico e collega, il sindaco di Super Giù della provincia di Liolà, che è un comune dove non si paga assolutamente nulla e tutti i servizi sono dovuti per i cittadini. Allora, vedete, io ti dico questa cosa, anzi vi dico a tutti, sono il promotore e speriamo, ancora incrociamo le dita, che possa rientrare all'interno del piano per il sud di una proposta che è stata firmata da più di 150 amministratori siciliani, che è la creazione delle zone franche giovani, cioè quelle aree, in queste zone ben definite, che sono quelle caratterizzate da un tasso di disoccupazione elevato della fascia giovanile, di consentire di aprire un'attività senza appunto pagare alcune tasse. I comuni devono fare una parte, ma la regione e lo Stato devono farne un'altra. Ottima, qualcosa ottima, si sta facendo sotto forma di altre zone franche, e vogliamo insistere perché la problematica giovanile e l'occupazione giovanile è assolutamente il problema dei problemi, ancor di più lo sarà nel corso degli anni, perché tutte queste misure che si stanno mettendo in campo, la maggior parte sono a debito per le future generazioni, e quindi dobbiamo consentire oggi a chi giovane è, che avrebbe le idee, la forza e l'entusiasmo di poterle portare avanti, di sostenerli quanto più possibile. Allora Vito, questa è un'ottima e lodevole iniziativa, solo che è un piccolo neo. Non la dovevi fare adesso, te la dovevi giocare per le prossime elezioni. Vabbè, ancora al prossimo corpo, che a dire, si sta facendo otto cose ora, Vito. No, c'è tempo per le prossime elezioni. Assolutamente sì, ci ideeremo qualcos'altro, ma intanto realizzarlo sarebbe una cosa bellissima. E quindi, stringendo. E allora, sindaco, sempre la domanda alla Marzullo, si faccia una domanda e si dia una risposta. Da solo, una domanda che magari si aspettava. Una domanda che magari non so, si aspettava che le facevamo, non so. Una domanda. Ah, così, su di me quindi, sì, non in generale. Sì. No, questa è una bella cosa, una domanda che mi fanno in tanti per ora, e quindi me la faccio pure io, perché sono a dieta, non so se si vede Petino, si vede che sono a dieta, ho preso quasi 30 kg, sì. Quindi ho detto, ma quanto ne vuoi perdere ancora, così lo diciamo urbi e torbi, così nessuno me lo chiede. Ancora quanti ne vuoi perdere? Almeno altri 15. Così mi sono dato pure la risposta. Ma io sono l'unico che vado dalla dietista, l'unica cosa che perdo sono i soldi. No, ma perché non ti impegni? Ma anche se la nostra dietista è veramente bravissima, e sono io che niente, non funziona. Vai che andiamo a stringere. E allora andiamo all'ultima domanda. Sindaco, c'è invece qualcosa che vorrebbe chiederci a noi? Che vorrei chiedervi a voi, quando mi invitate a pranzo quando ritorniamo in zona gialla? L'importante è che paga lei, noi la invitiamo quando vuole. Non ci sono problemi. In realtà, secondo quello che ha scritto ieri il sindaco Rizzo nel sunto dell'ordinanza, potresti benissimo recarti da questo lato, perché non ci sono problemi, potremmo pure invitarti a pranzo. Due orette vogliamo. Sì, siamo in zona arancione, non posso venire per venire a mangiare. Posso venire solo per lavoro, salute o necessità. Perché mangiare o non lavoro? Ma scusate, ma è una necessità. Fena poco, sì. Va bene. Quando saremo gialli. Quando saremo gialli ti invitiamo con piacere assolutamente a venire a pranzare con noi. Non solo, ti invitiamo. Vi invito io a balestrate in uno dei locali, appunto, così ve ne faccio conoscere qualcuno. Va bene, volentieri. Allora, tu vieni qua da noi facciamo qui una diretta con te nel nostro studio, così lo facciamo conoscere, e poi ti promettiamo di fare invece una diretta nel locale che ci indicherai tu, direttamente da te, lì, con te. Alla grande. Bambine proprio. E quindi alla fine, detto tutto quello che ci siamo detti, alla fine, per le prossime amministrative, che fai? Continueremo ad impegnarci, ovviamente, per balestrare. Non possiamo lasciare il lavoro a metà. Per fottere un cornuto e mezzo, sappilo. Tu che fai? Ci sarai? Certo, ovviamente, dobbiamo continuare il lavoro che stiamo portando avanti. Anna, fai sto parco giochi. Giustissimo. Complimenti Vito, in bocca al lupo per quello che stai facendo adesso, in bocca al lupo per le prossime amministrative. Noi saremo lì a vegliare su di te. Io vorrei ringraziarti veramente per la tua partecipazione e per i tuoi interventi. Grazie ancora da AP Web Radio. Grazie a voi. E Video Sicilia, grazie.
Ringraziamo Girolamo Turano per averci trasmesso fino a questo minuto in diretta sul canale 93 del Digitale Terrestre Video Sicilia. Ringraziamo il nostro sindaco Vito Rizzo. Grazie Vito. Grazie a voi. Grazie a voi. Se volete rivedere questa puntata potete andare sul nostro canale YouTube cercando AP Web Radio, oppure cercarci sulle nostre pagine social, quindi sia su Instagram che su Facebook, ma comunque potete invitarci personalmente presso le vostre abitazioni o dove andate a fare, perché noi siamo disposti a fare spettacoli, perché come voi sapete noi facciamo compleanni, cresime, comunioni, feste, festini, matrimoni e lassatini. Io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile. Bene, anche per oggi abbiamo conclusa questa trasmissione, il bello, il brutto e il cattivo, da oggi anche ciecato. Ringraziamo ancora il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, ringraziamo Renato Rocca ciao, per la sua partecipazione e ringraziamo Pietro Regina. Ciao Pietro. E come all'inizio anche alla fine il nostro buon sindaco, il nostro buon amico Vito lancerà la sigla finale. A te la parola Vito. Allora, grazie a tutti per aver seguito la trasmissione. Il buono, avevo detto, ma è il bello, in realtà è dal bello, il brutto, il cattivo, il ciecato. E o sindaco, un saluto di buon fine settimana. Sigla! Grazie, ciao Vito! Che il ciecato sta cercando la sigla.